Io vorrei dare adesso la parola, sempre rimanendo nell'argomento internazionale, alla compagna Karen Vargas dell'ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, a cui mandiamo anche oggi la nostra solidarietà internazionale contro i tentativi di avversione che quello Stato subisce. Ciao a tutti, prima di tutto vorrei dirvi che non ho abito a parlare di fronte al pubblico, quindi scusate l'emozione. Volevo complimentarvi perché essendo giovane state facendo uno sforzo per mettervi insieme, per confrontarvi e trovare una soluzione per migliorare la condizione attuale delle feste in cui vi trovate a vivere. Quindi i miei migliori auguri per voi e non smettete di lottare. Ora, essendo una giovane venezuelana che è toccato vivere un cambiamento di sistema nel proprio paese, io vengo da una famiglia molto umile, quindi non formo parte di quella classe venezuelana abituata da anni e anni a vivere in una certa comodità, staccata di quello che è la realtà dei strati umili del paese. Nel 99, con l'arrivo del presidente Hugo Chavez, abbiamo sperimentato dei grandi cambiamenti in cui siamo riusciti ad avere dei diritti, acquisire dei diritti che per secoli erano stati negati o lo Stato era in debito con questa classe che viene da una radice indigena, africana, mixta di questi due con gli europei. Cioè non esiste una distinzione fra chi è lo straniero che è arrivato, che fai, no, ci siamo mischiati, ci siamo adattati, abbiamo preso le conoscenze di chi veniva da fuori e le abbiamo adattate alle nostre e siamo andati avanti. Grazie a Chavez questa grande parte della popolazione ha avuto la possibilità di avere le risorse, i mezzi per svilupparsi. Io ho tentato di fare, volevo fare degli esempi perché parlandone così magari non si capisce, rimangono solo parole. Quindi vi volevo parlare delle cose che io ho visto, dei cambiamenti che io ho visto personalmente e che mi motivano a continuare a portare la continuità di questo modello. E quindi continuerò a elencare. Un esempio sono le università. Prima chi finiva il liceo dovevi fare gli esami nelle poche università pubbliche che ci stavano, che Caracas la capitale, erano almeno 3-4, senza mettere quelle militari perché prima era solo per i militari. Dopo di Chavez queste università sono moltiplicati, palazzi che prima erano di PDVSA, cioè petrolio di Venezuela, l'azienda che si incarica di strade, raffinare e vendere il petrolio, palazzi che erano in più e si usavano solo come fonti per succhiare soldi, sono stati convertiti in università e quindi gente che mai in vita sua sarebbe aspettato di andare all'università si è trovata a studiare in palazzi con bagni di marmo, maniglie, che ne so, le cose più lussuose. Questo sono un esempio di un'università totalmente gratuita, la mensa totalmente gratuita, i libri sono gratuiti. Non è questione di reddito, è per tutti. Questo è solo uno dei primi esempi delle politiche di inclusione. Non,
sono parole che si sentono tanto, però non sono parole di esempi. Questo è un esempio, piccolo però è un esempio. Per l'educazione primaria, prima era un problema iniziare a trovare i libri che costavano tanto. Mi ricordo che dovevo andare, non so quanti chili alle spalle per andare alla scuola se riuscivo a comprare questi libri. Adesso lo Stato dà ai bambini del mini laptop, così possono avere tutta l'informazione concentrata là. E dare alla gente che altrimenti non avrebbe la possibilità le risorse per svilupparsi. Di questo era lo scopo. Barrio dentro, per esempio, a quella il bar, la gente che non aveva mai avuto accesso alla sanità, vi ha portato tramite convenzioni con Cuba e medici cubani quella attenzione medica alle parti delle città dove la gente non aveva mai avuto accesso. E qua vi potrei raccontare anche un caso particolare. Una volta mi è capitato di girare per 2 giorni ospedali privati perché mi sentivo male, avevo un dolore forte allo stomaco, e il secondo giorno in questi ospedali quello che volevano fare era un intervento per esplorare, perché loro non sapevano che avevo, però volevano aprire per vedere e così prendere i soldi dell'assicurazione. Dopo tanti problemi, la mia famiglia è riuscita a portarmi fuori da qua e siamo andati a uno dei mobili di Barrialento. Ho avuto il parere di uno solo, se no di 4 medici cubani, che insieme hanno deciso che mi hanno fatto gli esami totalmente gravi e alla fine non era niente, è bastato con un antidolorifico, non dovevano aprire, non dovevano fare niente. Questo è un altro esempio. Cioè, hai anche la scelta, no? Per carità, chi vuole andare o ha più fiducia nel suo medico privato è libero di andare a farlo. Se hai i soldi per farlo, sei libero di andare a farlo. Però per chi non ha le possibilità, c'è questo qua. Io l'ho preferito, in questo caso. C'è per la gente che abita in baracche, che a Caracas, non so via, se qualcuno di voi non è andato, sono come dei presepi, le montagne sembrano dei presepi perché sono piene di barrios, cioè favelas, per farvi capire. Questa gente per tanto tempo non ha avuto possibilità di avere altra realtà. Lo Stato ha fatto un grande investimento per dare delle case popolari a questa gente, totalmente arredate, e per dare l'opportunità di avere una vita più dignitosa. E questo non è che te lo do, poi te lo farò pagare a grosse quantità dopo poco tempo, no. Cioè, ci sono lunghi tempi e poi la casa va valorata secondo quanto tu puoi pagare. Parlo anche dell'analfabetismo totalmente radicato, gente che non sapeva leggere, che non sapeva quando prendeva l'autobus dove andava, perché sperava di arrivare dove sta andando. Le pensioni, prima eri proprio fortunato se riuscivi ad andare in pensione, adesso tutti hanno una pensione di vecchiaia, anche gli stranieri che vivono da tanto nel mio paese hanno una pensione di vecchiaia, almeno quella. Poi se hai lavorato, come si dice, quando tu lavori una parte va per la pensione e i contributi. Per i tuoi contributi. I clubs, adesso i clubs, di questo devo parlare perché adesso quello che si parla del Venezuela è che c'è una crisi alimentare. Per me è difficile, stando qua, vedendo la realtà italiana, nel contempo che sto qua, so come vi siete adattati voi e che tante cose ancora riuscite a fare. Ci sono tante persone che ancora si fanno i saponi a casa, vi fate la passata, ve la portate, preferite la carne del contadino, la cosa è tutto da qua. Per me questo non esiste. Per tanti anni ho passato i soldi del petrolio per comprare tutto da fuori, quindi non si produceva niente. Il contadino non aveva permesso di usare le terre per il proprio lavoro, per il proprio sviluppo, no, lavoravi per grandi proprietari.
Che succede? Per me è difficile pensare che un paese dove c'è sole, acqua, vento tutto l'anno ci sia la possibilità di soffrire la fame. Però in Venezuela c'è chi ha capito il cambio che ha voluto dare Chavez, si è organizzato e fa questa democrazia partecipativa, si è organizzata in comunità, in cooperative e approfittando i benefici che dà lo Stato, perché se noi che viviamo qua abbiamo il problema che se un supermercato non c'è niente, quello che c'è ti costa 100.000 volte in più, perché per il negoziante è meglio così, non vogliamo comprare niente, ci prendiamo questo spazio e andiamo a dare lo Stato. Chi ci dice ok, quanto hai, che hai bisogno, ti do, tieni la frutta, tieni in questo qua, in questo quartiere c'è bisogno del platano, allora io do il platano voi iniziate a coltivare. E così iniziate a fare voi stessi ciò di quanto avete bisogno. Perché questa è la democrazia partecipativa, non è lasciare in mano gli altri che decidano per te. E tu lavorare insieme alla tua comunità per le cose di cui avete bisogno. E questo succede in Venezuela. Un esempio sono le scuole Margarita, per esempio, dove i bambini la prima attività al mattino è andare a vedere l'orto della scuola. Loro lavorano sull'orto della scuola, mangiano su quello che fanno l'orto della scuola e una volta all'anno fanno delle fiere con le altre scuole che fanno lo stesso, si scambiano dei prodotti che fanno e dei raccolti. Questa è una cosa bellissima. L'importante è che sono generazioni che stanno crescendo con un altro punto di vista, con un altro modo di vedere funzionare le cose, che non è uno io mi approfitto di te perché io devo stare bene. È uno che se stiamo tutti bene, se lavoriamo per tutti, stiamo tutti bene. Vi parlo anche delle votazioni elettroniche. In Venezuela si è creato un potere elettorale che è arbitro, non sta sotto nessuno, non dipende dello Stato né dalla presidenza di nessuno, è l'arbitro che detta fa rispettare le regole. Tanto Chavez come il presidente Maduro sono arrivati alla presidenza perché i venezuelani hanno rispettato le regole del gioco, si sono messi, hanno scommesso e hanno vinto. È il volere della maggioranza della popolazione. Ora, perché ci sia un equilibrio in tutto, c'è bisogno di un'opposizione. E questo va bene, perché una posizione valida è necessaria, perché c'è sempre bisogno di qualcuno che ti dica dove c'è la palla, dove stai sbagliando, che ti manca, però deve essere una posizione valida. In Venezuela che succede adesso? Nel 99 si è iniziato un cambio, adesso siamo a un punto di non ritorno. Allora, che vogliamo? Vogliamo continuare un sistema filocapitalista? O vogliamo continuare a creare noi stessi il nostro proprio sistema? C'è una parte grande della popolazione che è impegnata a costruire quella alternativa, ma c'è un'altra che si resiste, magari perché gli fa paura a fare cosa diversa, perché non vuole, perché sta bene nella sua comodità, non lo so, ci sono tante, tante variabili. Però è anche naturale avere la resistenza. Io sono fiduciosa però, perché penso io ci ha costato tanto a poter fare le cose come vogliamo noi. E qua devo parlare della posizione, perché non la considero una posizione valida. Vi dico, stando qua, vedendo le notizie che arrivano nel mio paese, mi rendo conto che qua si vive in una fantasia. Non è vero quello che si dice, il Venezuela viene continuamente attaccato su violazione dei diritti umani, ma come vi ho detto, cioè, tutti i miglioramenti che abbiamo avuto dimostrano che è tutto l'opposto. Come puoi violentare i diritti umani se ti stai dando l'opportunità alla gente che non ha mai avuto l'opportunità di svilupparsi? E
E vi faccio un esempio: a dicembre l'opposizione ha vinto la maggioranza del Parlamento. Allora, io voglio ascoltare anche quell'altra parte della popolazione, perché sono anche loro venezuelani e siamo tutti i prodotti di questo cambiamento. Che succede con questa opposizione? Loro le cose che propongono sono non riconoscere i laureati di queste nuove università, perché considerano che non sono ben preparati, se ce l'hanno contro i cubani, e loro quello che vogliono è cacciare via tutti i medici cubani, tutti quelli che stanno lavorando là. Vogliono cancellare le leggi che ci siamo sudati, e non la mia generazione, la generazione di mio padre, di mia madre, mia nonna, tutti loro che hanno avuto una vita di sforzi per riuscire ad avere questi diritti, e questa posizione è quello che ti propone, è cancellarli e cambiarli alle volere dei grandi poteri. Non rispettano i processi, le regole del gioco. Loro adesso propongono una uscita, la loro chiamata è un'uscita, e proporre a un criminale in galera, giustamente, come leader per quel nuovo movimento dell'opposizione, se riescono a prendere il potere nel paese. Qual è la mia meraviglia? Che parlamenti di alcuni paesi europei discutono su violazione dei diritti umani del Venezuela, perché questo personaggio è in galera. Allora mi chiedo io, ma di che cosa stiamo parlando? È come, non lo so, se poi mettono in galera un capo mafioso e in Cina, il Parlamento cinese, discutono che l'Italia sta violentando i diritti umani. Cioè. Vabbè. Questo è solo un esempio. In più faccio il Mercosur, l'Unione Economica dei Paesi del Sud America. Adesso la presidenza tocca al Venezuela. Però, avendo presidenza Macri in Argentina, insieme a Paraguay, adesso a Brasile, dopo lo strano cambio di presidenza, non volevano lasciare la Venezuela che prendesse la presidenza, perché è un paese che violenta i diritti umani. E quindi, essendo il passo della presidenza va secondo l'abecedario, l'alfabeto, se Venezuela non va bene Argentina, conosciamo tutti qual è l'ampia nazione politica di Madrid, e quindi sarebbe come prendere anche economicamente la Unione Sudamericana, cioè è un attacco da tutti i fronti. A me piacerebbe poter lavorare per la crescita del mio paese in santa pace, di creare il sistema che pensiamo noi che è meglio per noi in santa pace. Penso che a questo punto staremo molto più avanti se non ci avessero infastidito così tanto, cioè avere la paura ogni momento che ci facciano diventare come una Siria o una Libia non è una cosa bella. Vedi nelle TV che ti parlano del terrorismo, ma per noi i terroristi sono questi stati potenti che non ti lasciano vivere in pace. Neanche perché già sento che ho un bel po' di tempo qua, però cioè, vorrei solo concludere con che i giovani adesso, in questo momento della storia mondiale, abbiamo il compromesso verso i nostri genitori, i nostri antenati, per i loro sforzi di dare continuità a questi cambiamenti, e che le prossime generazioni partano da un punto già in avanti, superato, non che devono iniziare da un punto in cui il cambio è troppo diffuso e non ci sia più marcia indietro. Mia mamma ha sempre detto come il capitalismo ce l'abbiamo nel sangue, e sarà molto difficile disintossicarci. Però lei è già una generazione, io sono un'altra, e mi sento un bel po' disintossicata.
Non so dove... Grazie. Dei giovani italiani, dei giovani comunisti italiani. E auguri.